Sono Bruno da Udine. Buongiorno Bruno. Il giorno 2 giugno ad apparata militare della festa della Repubblica in Piazza dei Signori a Padova scoccherà una bomba. Erano le 7.50 di giovedì 1 giugno quando la trasmissione La Voce del Mattino in onda su Antenna 3 è arrivata la telefonata che avete sentito. Immediata l'attivazione del conduttore che ha fatto chiamare le forze dell'ordine per riferire l'accaduto. Particolarmente in questi periodi difficili per la sicurezza a livello internazionale, infatti ogni ancorché minima segnalazione di siffatta natura genera l'immediato intervento dell'antiterrorismo. E infatti in meno di 24 ore i carabinieri del ROS sono riusciti a identificare l'autore della telefonata. Un detenuto del carcere padovano dei Due Palazzi non nuovo a episodi di questo genere. Si tratta infatti di Gerardo De Ganuti, triestino. L'uomo era riuscito a portarsi in prigione un telefono nascosto nella suola delle scarpe. Non pago della telefonata ad Antenna 3, De Ganuti ne ha fatto un'ulteriore a Serenissima TV e poi, nuovamente, ieri mattina, ancora a Serenissima TV. Attraverso l'analisi dei tabulati, per i carabinieri è stato facile individuare il responsabile, che quindi è stato raggiunto da una nuova denuncia per procurato allarme. La scelta di Piazza dei Signori di Padova è motivata dal fatto che in occasione della festa della Repubblica in quel sito al mattino si sarebbero svolte le relative celebrazioni e quindi nel pomeriggio la visita del ministro dell'Interno Marco Minniti, avvenimenti che si sono svolti senza alcun intoppo.